Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, lunedì 9 ottobre. Che cosa è successo sui giornali? Beh, ve lo dico subito, quello che è successo è niente. Nel senso che ci sono tante piccole cose, ma nulla di così favoloso. Oggi faremo una rassegna, diciamo, mignon, perché questo è quello che meritano le notizie di oggi, diciamo così. La cosa che più mi ha divertita è l'intervista di Francesco Merlo all'architetto Renzo Piano. Nella sua casa di Parigi, l'ottantenne Renzo Piano dice, ve lo leggo bene, quei piccoli, si parla dei bambini di colore o non di colore, ma comunque immigrati in Italia, quei piccoli li ho visti nelle scuole, con i loro occhioni studiano una Costituzione che però non li accoglie. Questa è, diciamo, la parte lirica dell'intervista fatta dall'architetto Renzo Piano della sua casa di Parigi, che ci racconta come lui ha visto questi occhioni di bambini immigrati che studierebbero la Costituzione, che però non li accoglie. E dice 3-4 falsità in una sola frase. Il primo è che lui, secondo me, non è una falsità, ma diciamo è un'esagerazione poetica dell'architetto Piano, cioè di andare a vedere questi bambini nelle scuole. Gli sarà capitato mezza volta perché deve consegnare una scuola rifatta appunto da lui su due piani, ci racconta un piano di legno, eccetera, come se le scuole fossero così. Purtroppo, caro Piano, le scuole non sono così. Ma e soprattutto ha visto questi occhioni dei bambini che lui immagino vede spesso e che conosce bene perché li va a trovare spesso. Questi occhioni, beh, la cosa che mi sconvolge è che questi occhioni studierebbero la Costituzione. Oggi non c'è bisogno di leggere Filippo Facci sul Libero che chiede, come fa sempre Facci, meno religione e più Costituzione a scuola. Ma la Costituzione studiata da questi ragazzi, da questi occhioni, non mi sembra esattamente una di quelle materie tipiche della nostra scuola elementare, primaria o secondaria. Sì, forse un pochino di educazione civica, qualche maestro e professore ancora ingenuamente gliela fa fare, ma insomma non è esattamente una di quelle cose che si studiano sui libri di testo dei nostri ragazzi. Purtroppo, dico io, forse nella sua classe, nella scuola che hanno fatto vedere, hanno catapultato Piano, una scuola in cui ci sono tanti occhioni che studiano la Costituzione. Ma l'altra cosa fantastica, e questa è davvero falsa, quegli occhioni guardano una Costituzione che non li accoglie. È falso. Non è vero, perché quei bambini a 18 anni diventeranno italiani in maniera automatica, devono fare una domanda e diventeranno italiani. Lo Ius Soli, che Renzo Piano da Parigi pretende per tutti quanti i nati in Italia, avviene prima dei 18 anni, se no a 18 anni avviene comunque la cittadinanza italiana su richiesta degli stranieri. Non è una cosa incredibile, si può discutere, ma insomma gli occhioni oggi di Renzo Piano mi hanno fatto davvero ridere. Meno ridere mi ha fatto riflettere la storia della signora di 95 anni. Funziona così: lei in provincia di Macerata gli distrugge il terremoto la casa, le danno un container, ma nel container senza bagno, con il bagno all'esterno, è una cosa disastrata, tremenda per una donna di 95 anni fuori dalla sua abitazione. Allora i figli decidono di fargli una casetta di legno nel luogo, di fronte al luogo in cui la sua villetta era andata a pezzi, va bene? Tra l'altro in molti comuni terremotati è stata data la possibilità di costruire queste villette temporanee di legno di fronte alle case distrutte fino a quando le case non fossero state ripristinate. Bene, la casa sua non è stata ripristinata, ma quello che è stata ripristinata è la giustizia contro la signora di 95 anni, che è stata sfrattata dopo un processo ed è stata accusata per costruzione abusiva. Allora, io mi chiedo, questo è uno Stato che tiene gli occupanti abusivi nelle loro case per anni. Possibile che una signora di 95 anni debba essere sfrattata dalla sua casa, fatta dai nipoti, perché non ha rispettato, com'è che si chiamano, non ha rispettato l'autorizzazione paesaggistica. Questa è una roba che ti fa venire veramente il sangue al cervello, non gli occhioni dei ragazzi che non riescono a diventare italiani, perché lo diventeranno a 18 anni, ma l'idea che questo Stato è uno Stato talmente di merda che seguendo le sue procedure, ha cacciato una signora di 95 anni della sua casetta, che si era fatta per cavoli suoi davanti a una casa che nessuno le ha rimesso in sesto, né lei se l'aspettava probabilmente. Vabbè, stamani
straordinaria la storia delle consigliere segretarie della Camera che si dovranno chiamare nel badge consigliera e segretaria e si stanno rivoltando contro questa norma voluta dalla Boldrini. Sulla Repubblica di oggi c'è lo sciopero minacciato dai consiglieri parlamentari e dai segretari parlamentari che non vogliono essere, se femmine, chiamate consigliera e segretaria. È straordinario come l'Italia si occupi di queste robe qua. Ma non siamo gli unici. Il New Yorker, un giornale a cui sono particolarmente affezionato perché fa dei reportage incredibilmente interessanti, è uno dei giornali più di sinistra e più di radical chic che esistono sulla faccia della terra, non smentendo se stesso, una incredibile cretina giornalista del New Yorker scrive che l'Italia è troppo piena di movimenti del fascismo che dovrebbero essere dunque cancellati. Gli risponde da par suo Giordano Bruno Guerri oggi sul giornale e anche Antonio Cariotti sul Corriere della Sera, in cui gli raccontano: ma di che stai parlando? Cariotti è anche ancora forse un po' più cattivo, perché ricorda come questa giornalista del New Yorker non ne abbia presa una, cioè sia una cialtrona. Scrivere per il New Yorker non è sempre questione, diciamo, di stile, che ne aveva molto sicuramente Franco, che era il proprietario del Moro, uno dei ristoranti dove la Prima Repubblica, la Seconda Repubblica si riuniva a Roma. Con la sua eleganza, l'ho conosciuto anch'io, è scomparso. Oggi l'unico a ricordarsene, ovviamente, conoscendo bene i palazzi di Roma, è Luigi Bisignani. Le due cose serie, si fa per dire, della giornata sono la Catalogna, dove c'è su tutti i giornali il ricordo della sfilata che è stata unitaria degli unionisti contro la rottura della Catalogna, e domani ci sarà invece il presidente della Catalogna che in Parlamento, nonostante i veti di Madrid, parlerà. Vedremo che cosa succede. Certo che questa storia della Catalogna rischia di essere una bella grana per la Spagna. L'ultima cosa è straordinaria nella sua inutilità: tutti i giornali oggi hanno paginate e paginate su Pisapia, sull'MDP. Beh, la cosa secondo me più santa, sacra, l'ha detta oggi Pisapia: buon viaggio al suo partito del 3%. È quello che avrebbe detto Pisapia nei confronti di Speranza, perché Speranza non vuole fare l'accordo con Renzi e con Pisapia. Rendetevi conto qual è il livello della politica italiana, una cosa pazzesca. Il Fatto, che è un giornale, diciamo, che direi è l'organo di stampa del Movimento 5 Stelle: Pisapia sfascia la sinistra, perché ci sono due cose che rappresenta Il Fatto perfettamente: l'odio nei confronti di Renzi, e quindi il fatto che Pisapia sia vicino a Renzi fa sì, vicino, si fa per dire, anche se critico gli dà fastidio. E il giornale di sinistra grillina Il Fatto, dice: Pisapia sfascia la sinistra. Più divertente forse il titolo di Libero, no, non è di Libero, non so, forse del giornale: la sinistra scissionista si scinde ancora. E molto bello Feltri, come sempre: peggio del centrodestra, solo il centro-sinistra. Direi che le cose fondamentali sui giornali sono queste: lo sfascio della sinistra, il tentativo di sfascio della Spagna, la certificazione dello sfascio dell'Italia che caccia una signora di 95 anni dalla sua casa, e lo sfascio degli intellettuali italiani che da una parte difendono Pisapia e Battisti, e dall'altra difendono gli occhioni degli studenti che studiano la Costituzione, che non potranno diventare italiani, cosa del tutto falsa, perché italiani a 18 anni potranno diventarlo. Un saluto, ciao!